Decima tappa, finalmente Peter Sagan ha rotto il ghiaccio al Giro d'Italia. La prima partecipazione per lo slovacco, ci aveva provato nelle tappe precedenti, ha aspettato la tappa dei muri, quella a lui più incongeniale, per rompere il ghiaccio al Giro d'Italia e conquistare la sua prima vittoria. Vittoria per Peter Sagan. Purtroppo Jakob Fuglsang è rimasto coinvolto in una foratura nelle parti finali di gara, ha perso un minuto rispetto ai migliori, perciò le prossime tappe il danese sarà costretto a recuperare. Non al caso ci siamo fermati proprio con alle spalle la ammiraglia delle NTT, squadra di Domenico Pozzovivo, perché oggi Domenico Pozzovivo ha dimostrato di essere in ottima condizione. Scusate, levo un attimino la mascherina, tanto le distanze ci sono tutte. Ha dimostrato di essere in ottima condizione, anche lui nelle parti finali coinvolto in una caduta, è riuscito a recuperare benissimo e a rientrare in gruppo, addirittura ha cercato di evadere in maniera solitaria per recuperare qualche secondo sul gruppo della maglia rosa, una maglia rosa sempre più saldamente nelle spalle di João Almeida. Il portoghese si sta dimostrando solido e compatto, e attenzione perché venerdì, tra qualche giorno, ci sarà venerdì o sabato, non ricordo adesso, ci sarà la cronometro che a lui è congeniale. João Almeida, ottimo cronoman nella frazione di apertura, quella di Palermo, è giunto secondo alle spalle di Filippo Ganna, perciò potrebbe recuperare ulteriormente secondi importanti nei confronti dei più diretti avversari. Perciò il portoghese Almeida da tenere quantomeno in considerazione per le prime due settimane, e poi la terza settimana è tutto un'incognita perché la giovane età, la prima partecipazione al Giro, ci sarà da vedere come verrà nella terza settimana. Un Vincenzo Nibali, grande favorito della vigilia, che sta tenendo le ruote degli avversari, non sta cercando attacchi che possono essere risolutori per un eventuale suo posizionamento migliore in classifica generale. Anche lui verrà atteso alla prova del 9 della cronometro di Valdobbiadene. Per adesso è tutto, è solo per adesso è tutto, alle prossime tappe per una disamina più completa di questo Giro d'Italia.